partiti, arbitra Daniele Martinelli della sezione di Roma 2. In possesso di palla subito Tantardini, che prova a sgusciare via. Ricordiamo che questo è il big match insieme all'altra partita che si sta giocando in contemporanea in quel di Alessandria, fra Alessandria e Real Vicenza, tutto in diretta su Lega Pro Channel, la piattaforma è www.sporttube.tv. Ora sulla fascia il cross in mezzo, esce Andrea Tozzo e fa suo il pallone per i novaresi. Lancio lungo contrastato da Ranellucci, poi in attacco subito la formazione ospite, prova a destreggiarsi Gonzales che apre il gioco sulla sua sinistra, uno contro uno sulla fascia, provano a metterla in mezzo, contrastato da Tantardini, anche Bracaletti ripiega e recupera il pallone, lancio lungo verso Zerbo che non può arrivarci, allora per un attimo Leonarduzzi che smista il pallone verso Tantardini, secondo fallo subito nel giro di un minuto per Riccardo Tantardini. Sfida dunque d'alta quota con la Feralpi Salò che è quinta in classifica con 34 punti, 10 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Dall'altra parte il Novara è quarto in classifica con 36 punti e entrambe le formazioni potrebbero approfittare del passo falso del Bassano che ha pareggiato in casa 0-0 contro il Südtirol, mentre è cambiata la vetta della classifica momentaneamente perché ora in prima posizione c'è il Pavia con 41 punti grazie alla vittoria in rimonta per 3-2 contro la Propatria nel pomeriggio. Ora torniamo alla cronaca, il lancio lungo verso Gonzales, anzi era Corazza, il pallone poi è preda di Paolo Branduani. Pensate, ha subito soltanto 2 gol nelle ultime 6 partite casalingue, dunque una vera e propria roccaforte il Lino Turina per i Leoni del Garda che sicuramente arrivano da un momento molto positivo. Infatti nel turno scorso hanno battuto una delle pretendenti ai playoff, ovvero il Real Vicenza, per 1-0, la rete siglata da Romero che quest'oggi non è in campo poiché squalificato. Riparte ancora la formazione ospite che sembra partita con il piglio giusto, con Gonzales, prova il mancino facile tra le braccia di Branduani che fa ripartire l'azione con Tantardini, poi Bracaletti si fa vedere, contrastato però bene dal numero 4, si tratta di Valerio Foglio che esordisce quest'oggi con la maglia del Novara dopo 18 presenze e 3 reti in questo campionato con la maglia del Monza. Proprio lui che si incarica della rimessa laterale per Pablo Gonzales, il pallone gira sul centrocampo dove si fa vedere Martinelli, prova ad avanzare il numero 2, addirittura la conclusione velleitaria da parte di Luca Martinelli, 19esima presenza per lui in campionato, il classe 1988. Rivediamo il tutto, ha provato ad avanzare oltre la metà campo, poi dai 30 metri la conclusione col destro, troppo con l'esterno, è andata abbondantemente al lato dalla porta difesa da Paolo Branduani. Ora di testa il pallone verso Zerbo che viene colpito inavvertitamente, ma il pallone rimane in possesso di palla dei novaresi con Foglio che supera Fabris, prova l'1-2 con Simone Pesce ma il pallone viene protetto ora da Bracaletti che subisce fallo e sarà calcio di punizione ora che siamo arrivati al quarto minuto di gioco. I gardesani ancora non sono riusciti ad affacciarsi verso la porta di Tozzo, ora ha provato Pinardi, lancio lungo verso Zerbo ma protegge Francesco Vigari, fresco della nuova convocazione da capitano dell'Under 20 italiana. Francesco Vigari, 5 presenze con l'Under 20 che ha affrontato l'Under 21 di Valerio Bertotto e ha perso purtroppo, però notizia positiva per il Novara che Francesco Vigari, titolarissimo anche della formazione ospite, è capitano dell'Under 20, dunque un ottimo prospetto per il calcio italiano. Ora contropiede da parte dei padroni di casa, però ha toccato con la mano secondo Martinelli Gabriele Zerbo e allora sarà calcio di punizione per il Novara in completa tenuta nera con i numeri arancioni, mentre tenuta casalinga per la Feralpi Salò. Prova ad avanzare Buzzegoli, il playmaker, un po' come si dice nel termine della pallacanestro per quanto riguarda il Novara, e quest'oggi rientra dopo un lungo infortunio. Il pallone ora è sulla fascia per Mattia Broli che ha convinto ancora una volta Mister Scienza, anche
a causa delle numerose inassenze in attacco a schierarlo nel tridente a sinistra. Ora Pinardi con l'insolito numero 10, allarga benissimo il gioco per Bracaletti sulla fascia, prova a metterle in mezzo per Zerbo, non ci può arrivare il 1,75 m di Gabriele Zerbo, e addirittura il Novara non concede nemmeno la rimessa laterale perché recupera il pallone e si riparte dalla fase difensiva. Può scambiare Gavazzi che gira il pallone verso Foglio, in surplus torna indietro verso Vigari, è lui che allarga il gioco verso il suo compagno di reparto Martinelli, che ci ha provato pochi minuti fa con un destro piuttosto velleitario a scaldare i guantoni di Branduani in questa serata che si preannunciava piuttosto piovosa. Ha piovuto un'ora prima del match, il campo però sembra aver tenuto bene. Ora Pinardi si sguscia tra due avversari e il pallone arriva a Nazareno Belfasti, lancia lunghissimo verso il solito Zerbo, anticipato però da Martinelli. Cittadino, Belfasti torna all'indietro da Paolo Branduani che rilancia a lungo, però viene anticipato bene Bracaletti da Foglio che riconquista il pallone, ma due volte Tantardini che commette anche fallo. Martinelli va a discutere con lui, Riccardo Tantardini ha subito fallo in questo caso. Fabio Gavazzi, anche lui appena arrivato in quel di Novara dopo le 17 presenze e le due reti col Renate, addirittura dal 2010 giocava con la maglia del Renate, 143 presenze e 7 reti per il capitano del Renate, ora invece perno fondamentale in questa partita nel terzetto di difesa degli ospiti. Martinelli non sa cosa fare del pallone, allora torna all'indietro proprio da Gavazzi che allarga il gioco per Vigari, scambia 1-2, ancora Vigari allarga il gioco verso Foglio, uno contro uno con Bracaletti, torna indietro il Novara che sta cercando di aprire la difesa dei padroni di casa con questo fraseggio molto lungo. Ora Pablo Gonzalez verso Foglio che addirittura si era accentrato in questo caso, poi Pinardi perde il pallone, è Tantardini a rinviare ma in affanno un po' alla difesa della Feralpi Salò, ancora Foglio recupera il pallone, è entrato bene in gara Valerio Foglio, classe 1985, puntello d'esperienza sulla fascia mancina per mister Toscano. Ora Tozzo, rinvio da parte del portiere verso Corazza che però era in fuorigioco. Ballottaggi anche in casa Novara, vinto in questo caso il ballottaggio fra Simone Corazza e Felice Vacuo con il primo in campo, autore tra l'altro del gol che decise l'andata per 1-0 in favore dei novaresi. Gran bel gol da parte di Corazza che però non giocava titolare addirittura dalla partita con Real Vicenza. Ora 3 contro 3, Gonzalez lo guida, prova il pallone in mezzo, contrastato da capitano Leonarduzzi, poi prova il destro, in questo caso Faragò, tra le braccia di Branduani, ma che rischio questo contropiede per i Leoni del Garda che sono scoperti molto sulla fascia destra coperta da Belfasti. Poi è stato bravissimo capitan Leonarduzzi a coprire sull'incursione da parte di Pablo Andres Gonzalez, e poi la conclusione che non ha creato particolarmente problemi a Branduani da parte di Faragò. Ora il lancio verso Corazza, sempre capitan Leonarduzzi che torna dalla squalifica al centro della difesa, copre bene, poi Belfasti prova ad andarsene, guadagna la rimessa laterale, anzi si trattava di Mattia Broli che naturalmente, viste le sue caratteristiche molto difensive, aiuterà Nazareno Belfasti a coprire quella fascia nel migliore dei modi, due mancini sia Belfasti che Broli su quella fascia. Ora scambio ancora Belfasti con Cittadino, 1-2, lancio lungo contrastato da Martinelli che rilancia lunghissimo dove c'è Pinardi per Fabris, si gira bene e allarga il gioco verso Tantardini, ancora Pinardi di prima, il lancio verso Zerbo che però era in fuorigioco, allora si disinteressa del pallone che arriva docile da Gozzo che rilancia a lungo il pallone per Faragò, all'indietro Buzzegoli sulla fascia, si sovrappone Garufo,
Ancora Buzzegoli, lancio lungo verso Foglio, allarga sulle corsie esterne del 3-5-2 la formazione di mister Toscano. Poi c'è Pinardi in copertura che fa ripartire i suoi con Bracaletti a grandi falcate. Guarda, contrastato due volte, Bracaletti non cede alle finte, allarga il gioco verso Zerbo che scivola per un attimo, uno contro uno di Zerbo, prova col doppio passo all'indietro però dove non c'è nessuno, il passaggio era diretto verso Cittadino però non ci poteva arrivare, quindi nulla di fatto. Bella l'azione classica tra l'altro di Andrea Bracaletti che ha queste fiammate, il classe 83, lui che proviene dal settore giovanile del Genoa, poi una vita in Emilia Romagna con le maglie di Cesena, Sassuolo e Spal, mentre siamo alla 127esima presenza con la Feralpi Salò, un solo gol per lui in questa stagione contro il Südtirol. E a proposito del Südtirol, 0-0 ricordiamo il punteggio in questo pomeriggio fra Bassano Virtus e Südtirol, che sta consentendo il Pavia di rimanere in testa a questo girone A combattutissimo e che potrete seguire in diretta e in esclusiva su Lega Pro Channel sulla piattaforma di Sportube. Ora Pablo Andres Gonzalez prova il cross contrastato da Belfasti che lo chiude in rimessa laterale. Il pallone poi viene scodellato da Buzzegoli, dall'altra parte c'è Foglio a sostegno, uno contro uno con Tantardini, la mette in mezzo dove c'è Corazza, una finta, arriva benissimo Faragò, però di controbalzo non riesce a centrare la porta. Il Novara ha iniziato bene in questi primi 12 minuti, rivediamo il tutto, l'uno contro uno di Foglio, la finta ottima da parte di Corazza che sente arrivare Faragò, non riesce però col mancino anche grazie all'ostruzione da parte di Ranellucci a centrare la porta difesa da Branduani, che è arrivato addirittura alla 98esima presenza con la Feralpi Salò. Siamo vicini ormai alla presenza numero 100 per il portiere classe 89, 21 le reti subite dai Leoni del Garda in questa stagione, che sta diventando un fattore per questa rimonta verso la vetta della classifica, soprattutto grazie alla difesa come ricordavamo prima. Nelle ultime 6 partite casalinghe sono solo 2 i gol subiti, tra l'altro l'ultimo su calcio di rigore nell'1-1 dello scorso turno casalingo contro il Bassano Virtus. Riparte però ancora il Novara con Faragò che allarga il gioco verso Garufo, la mette in mezzo dove c'è Gonzales, uno contro uno Gonzales, cosa è riuscito a fare in questo caso capitan Leonarduzzi, che è stato provvidenziale su Gonzales. Ora in mezzo il pallone per Corazza che ha provato la sponda verso Gonzales, ma il Novara sta cercando di aumentare la pressione, cerca il gol che lo porterebbe a 39 punti in classifica in caso di vittoria e al secondo posto in classifica, aspettando anche il risultato dell'altro big match di questa sera che si gioca in contemporanea, ovvero quello tra Alessandria e Real Vicenza. Riparte capitan Leonarduzzi, allarga il gioco verso Bracaletti, poi Fabris nella classica azione in sovrapposizione viene steso, Fabris rimane a terra, dolorante Vittorio Fabris, infatti Martinelli chiama l'aiuto dello staff medico della Feralpi Salò e a terra dunque Vittorio Fabris alla 19esima presenza, 1993, ormai titolare fisso del terzetto di centrocampo, il motorino della Feralpi Salò, lui che viene dalle giovanili del Vicenza, anche un passato nella primavera della Juventus e poi è stato prelevato dal Parma che lo ha girato alla Feralpi Salò nel 2012. 58 sono le presenze con i Leoni del Garda, mentre in questa stagione è andato a segno con la doppietta contro il Südtirol, ma sembra qualcosa comunque, non dico di grave, ma comunque di importante per Vittorio Fabris. Ora che siamo al 15esimo minuto di gioco, Feralpi Salò e Novara che si sono affrontate nella loro storia soltanto una volta, ovvero nella gara d'andata finita 1-0, partita combattutissima in quella di Novara dove la decise una perla di Simone Corazza e però non segna, pensate, da Renate, chiuso dalla coppia del gol Gonzales e Evacuo che in due hanno segnato 16 reti per il Novara, tra l'altro felice Evacuo
settimana scorsa ha festeggiato il 150° gol tra i professionisti. Ora però è solamente in panchina con la maglia numero 18, pronto a entrare causa affaticamento, era in dubbio infatti in questa sfida, va soltanto in panchina. Dall'altra parte invece squalificato il bomber della formazione di casa, ovvero quel Nicolò Romero che ha preso il posto di Elvis Abruscato, anche lui è infortunato, tornerà tra un paio di settimane. Nicolò Romero che ha segnato 3 gol nelle ultime 4 partite delle Leoni del Garda, ora che riprende il gioco con Pinardi, sventaglia dall'altra parte dove c'è Belfasti, cross basso però viene respinto la difesa degli ospiti con Gonzales, grandissimo il numero, 2 contro 1, Gonzales prova ad andarsene da solo contro tutta la difesa ma è proprio Capitan Leonarduzzi a fermarlo. Partita sontuosa fino a qui, è lui che ha tenuto in piedi la difesa dei Leoni del Garda che più volte sono resi protagonisti non di una difesa ottima come celebravo pochi minuti fa con soprattutto Pablo Andres Gonzales, e sembra già entrato nel vivo del match con un paio di spunti. Ora Garufo, Vigari allarga il gioco per Foglio, Simone Pesce prova il cross in mezzo, la spizzata verso Gonzales e poi contatto dubbio, fallo in questo caso segnalato dall'arbitro nei confronti di Gonzales. Rivediamo il tutto, provato a metterla in mezzo Pesce, la toccata di testa Corazza, poi non c'è nulla, mi sembra che si lasci un po' andare Gonzales nel contatto addirittura con Broli che era andato in ripiegamento difensivo per aiutare Belfasti sulla fascia mancina. Martinelli non ha segnalato nulla, ora che c'è il break da parte di Zerbo, prova ad accentrarsi tutto mancino, la mette in mezzo, Martinelli ha spazzato ma c'è Bracaletti che ha provato a incunearsi, ma è bravissima la difesa del Novara a chiudersi in queste circostanze, che la ferra al pisalo ogni volta che Zerbo riesce a prendere palla viene circondato letteralmente da almeno 3-4 giocatori della difesa avversaria. Ora Corazza fa tutto da solo, prova col destro ma ancora Leonarduzzi chiude. Buzzegoli torna all'indietro da Martinelli che scambia dall'altra parte con Vigari. Buzzegoli, ancora il metronomo della formazione di mister Toscano, allarga il gioco per Garufo che torna all'indietro da Vigari, lancia lungo verso Foglio che è di testa per Corazza, riesce a girar bene Gonzales, ancora Pesce ha provato la conclusione contrastato dalla difesa della Ferrari Pissalò che ora sta rischiando tantissimo, poi il destro che finisce a lato, ci ha provato dai 30 metri. Ora vediamo di chi si è trattato. Provato la conclusione Vigari col destro, palla che finisce abbondantemente a lato dalla porta difesa da Paolo Branduani che ancora non ha dovuto intervenire con particolari interventi, però la pressione del Novara si fa sempre più forti col passare dei minuti e quindi i Leoni del Garda stanno soffrendo un po' in difesa. Provano a ripartire ora però con Fabris che allarga il gioco verso Tantardini, cross dalla tre quarti verso Zerbo, esce Tozzo, sempre titolare Andrea Tozzo in questa stagione, 20 le sue presenze, lui che proviene dalle giovanili del Verona e anche ex Sampdoria, 42 le presenze nella primavera doriana. Ora che il pallone viene gestito sulla fascia destra da Garufo, contrastato il cross per un attimo da Belfasti e poi ripartire Pinardi che però sbaglia la sventagliata e recupera tutto Simone Pesce, ancora Garufo all'indietro per Buzzegoli, ma il possesso di palla costantemente per i neri del Novara che ora perdono il pallone, può gestirlo sulla fascia Nazareno Belfasti. Pinardi prova a sgusciare tra due avversari, buono il passaggio per Broli che sembrava aver preso un vantaggio con il controllo, poi si è allungato il pallone, può ripartire ancora la formazione ospite con Buzzegoli, poi Vigari passa da Martinelli, Buzzegoli scambia 1-2 con il numero 8, si tratta di Faragò.
Poi Martinelli, lancio lungo verso Foglio che è sempre abbastanza libero su quella fascia sinistra. Tantardini lo aspetta nell'uno contro uno, però già un cross è stato pericoloso con la conclusione di Faragò alta sopra la traversa. Stanno rischiando un po' su quella fascia mancina i padroni di casa, anche perché Valerio Foglio con i suoi tre assist stagionali sicuramente non se lo fa dire due volte di mettere la palla in mezzo. Ora che il pallone viene gestito da Martinelli, lascia poi a Buzzegoli. Ancora Martinelli in possesso di palla, prova ad avanzare Buzzegoli, provato il lancio lungo verso Gonzales, non ci può arrivare però il numero 11. Però ancora il pallone in possesso palla per il Novara con Buzzegoli, poi Bracaletti e viene messo giù, anzi si trattava di Cittadino. Ora il pallone per Bracaletti sulla fascia destra, prova lui a dare la scossa ai suoi compagni, ancora Bracaletti la mette in mezzo, troppo alto e soprattutto sballato il cross del numero 7, che ha provato comunque a raffacciarsi in avanti la formazione di casa. Che in casa quest'anno ha totalizzato 23 punti, 7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta soltanto contro il Como, 0-2 in quel caso. Sono 16 le reti fatte in casa, solamente 9 i gol subiti, ma come dicevamo solamente 2 nelle ultime 7 partite. Gonzales prova a liberarsi, capitano Leonarduzzi, poi gestisce il pallone bene Pinardi che lo allarga verso Belfasti. Ancora il pallone verso Pinardi, in dubbio fino all'ultimo, ha stretto i denti per esserci in questa partita importantissima per i Leoni del Garda. Fabris, Bracaletti in sovrapposizione, prova ad andare il numero 7, contrastato da Foglio, e lascia il pallone in rimessa laterale, andrà Riccardo Tantardini alla battuta della rimessa ora che siamo al 23esimo. Bracaletti prova il pallone dentro per Fabris, chiedevano un fuorigioco ma comunque il pallone per gli ospiti, con il rilancio lungo controllato da capitan Leonarduzzi che dicevamo torna dopo la squalifica. 143esima presenza più le 28 con la maglia del Salò, con la Feralpi Salò, per Omar Leonarduzzi che oggi arriva a 20 presenze, 2 invece sono i gol in questa stagione per il capitano dei Leoni del Garda, che sicuramente si sta rivelando un fattore in questa partita soprattutto perché riesce a chiudere molto bene sulle avanzate di Pablo Gonzales, che insieme a Simone Corazza si è reso pericoloso in questa prima parte di primo tempo, con il Novara sicuramente meglio rispetto ai padroni di casa che ancora devono uscire dalla propria metà campo. Qualche volta ci ha provato Bracaletti con le sue fiammate, però ancora nulla di fatto, infatti Tozzo non è dovuto intervenire nei primi 20 minuti di gioco per salvare la propria porta. Ora Corazza avanza vicino al limite dell'area, ha provato il passaggio verso Garufo e viene ammonito Ranellucci che l'ha steso, dunque primo ammonito del match, si tratta di Alessandro Ranellucci al 24esimo del primo tempo. Ha steso in questo caso Corazza che ha provato ad avanzare, siamo al limite dell'area, ci può provare Buzzegoli che da lì ha un ottimo piede, ma c'è anche Pablo Andres Gonzales che col mancino sicuramente non è timido e potrà centrare la porta difesa da Paolo Branduani. Ora che Martinelli sistema la barriera, è tutto pronto, vediamo chi andrà alla battuta del calcio di punizione. Ci sono sia Buzzegoli che Gonzales, parte proprio l'argentino col mancino, pallone alto sopra la traversa, non ha girato abbastanza, era anche piuttosto centrale la conclusione di Pablo Andres Gonzales, sopra la barriera e anche sopra la traversa c'era sulla traiettoria Paolo Branduani, dunque nessun pericolo
verso la porta dei Leoni del Garda. Però sicuramente Gonzalez con questa punizione fa sentire la sua voglia di tornare al gol, e non segna da 3 partite consecutive. Ha lasciato questo compito a Felice Vacco, che invece è in un grandissimo momento di forma, anche se in questa partita parte dalla panchina. Ora Gonzalez prova a girarsi, il pallone è per Corazza, decentrato, provano l'1-2, poi la conclusione col mancino da parte di Faragò. È rimasto a terra però un giocatore dei padroni di casa, colpito proprio dalla conclusione di Faragò, intontito. Naturalmente ha provato il centrocampista azzurro, in questo caso l'azzurro non è corrispondente al colore della maglia, ovvero la nera da trasferta per quanto riguarda il Novara. Si trattava di Vittorio Fabris, il giocatore a terra, che si è rialzato mentre il capitano Leonarduzzi discute con Corazza. E ora che il pallone viene restituito come da fair play da Gonzalez, e ora Belfasti, il pallone lungo verso Zerbo, non ci può arrivare però il numero 11, contrasto fra Gonzalez e Belfasti, rimane a terra. Tra l'altro Gonzalez forse colpito alla schiena, anzi sul fondo schiena, colpito Pablo Gonzalez, ha toccato però di mano il pallone. Allora può ricominciare la manovra dei bresciani con Tantardini, che torna all'indietro dal proprio capitano. Poi Paolo Branduani rilancia a lungo, Bracaletti torna all'indietro da Pinardi, che si allunga col mancino, allarga il gioco verso Mattia Broli, che supera un avversario. Broli si accentra, il pallone per Cittadino, che però non riesce a servire Bracaletti sulla fascia, si lamenta il numero 7. Però ora prova a far salire i giri del motore i padroni di casa, con Pinardi che allarga per Bracaletti, il rilancio lungo verso Broli, che viene chiuso e rimessa laterale a favore dei padroni di casa. La batterà Belfasti, che aspetta il pallone. Ancora Nazareno Belfasti, deve indietreggiare secondo Martinelli della sezione di Roma 2. Ricordiamo anche gli assistenti, che sono Fabio Hager da una parte, Lucia Abruzzese dall'altra. Interverranno in questa partita insieme all'arbitro di Roma. Ha provato ad andarsene Mattia Broli, chiuso in rimessa laterale. Può ripartire dunque la manovra dei piemontesi. Foglio torna all'indietro da Vigari, poi Buzzegoli si fa vedere, lancia lungo col mancino. Vediamo se ci riesce a arrivare Gonzalez, forse il primo errore della partita di Leonarduzzi, che poi chiude bene in rimessa laterale. Ma Corazza addirittura ha provato il colpo di testa, ora che dall'altra parte c'è il cross insidioso verso Corazza, che però commette fallo su Pinardi in ripiegamento. Qui una serie di errori avevano portato al cross Faragò. Rivediamo il tutto, provato a metterla in mezzo, ha chiuso in scivolata Bracaletti, poi Pinardi col ginocchio, subisce fallo poi da Corazza, che voleva intervenire con quel pallone danzante in area. Ma siamo ancora sullo 0-0, ora che scorre il 29esimo minuto di questo primo tempo, che fino adesso è stato molto interessante, soprattutto caratterizzato da numerose fiammate da Bracaletti da una parte, mentre dall'altra sicuramente mi sento di dire che uno dei migliori è stato proprio Andrés Gonzalez, che però non ha ancora trovato la via del gol. Ora Belfasti, il cross in mezzo, esce Tozzo proprio sulla testa di Zerbo, che si dispera, aveva già assaporato l'impatto col pallone. Ora che può ripartire Faragò, poi in anticipo Ranellucci su Gonzalez, ma ancora il Novara in possesso di palla con Buzzegoli verso Foglio. Torna all'indietro da Vigari per Martinelli, avanza ancora il numero 2, che gode di ampia libertà
in quella porzione di campo. Poi Gavazzi scambia proprio con Vigari, il pallone torna a Martinelli che lancia a lungo verso Gonzalez di testa per Corazza che non ci può arrivare grazie all'interdizione di Pinardi. Poi Branduani col mancino trova ottimamente Broli e ha provato a lanciare verso Zerbo ma il pallone viene conquistato da Buzzegoli. Pesce verso Foglio, fa vedere ancora Pesce in sovrapposizione contro Braccaletti, provato a metterla in mezzo e conquista il primo calcio d'angolo del match in favore del Novara che quindi guadagna un calcio d'angolo importante e salgono le torri. Vigari, Martinelli, Gavazzi, autore già di due reti quest'anno con Renate, ma soprattutto i due bomber Corazza e Gonzalez. La mette in mezzo Pesce, in anticipo Cittadino, poi arriva il destro da parte di Garufo, coi piedi si salva Branduani. Occasionissima dunque per il Novara con Branduani che vede all'ultimo il pallone e spazza con i piedi in una parata importantissima che tiene a zero gli ospiti con questa conclusione di prima intenzione da parte di Garufo. Ha provato a trovare la sua prima rete stagionale l'ex Trapani in Serie B che torna a titolare dopo l'infortunio al polpaccio, già seconda partita consecutiva per Desiderio Garufo che quindi riprende il suo posto sulla fascia destra per il Novara. Ora ha sbagliato Pinardi, un po' in confusione la Feralpi Salò in questo primo tempo. Il pallone verso Gonzalez è liberissimo, prova a liberare il bacino e c'è la rete meritatissima del Novara con Pablo Andres Gonzalez. Al 32esimo minuto passa in vantaggio il Novara con Gonzalez, aggancio col mancino e la chiude sotto le gambe di Branduani. Rivediamo il lancio, Ranellucci non ci può arrivare, chiude col mancino sotto le gambe di Branduani. Nono gol stagionale per l'argentino di Tandil. Dunque 0-1, si sblocca la partita a Salò. Segna Gonzalez al 32esimo minuto, un bellissimo gol da parte dell'argentino che dunque dopo tre partite si sblocca e trova la sua rete numero 9 in stagione e la 49esima con la maglia del Novara che quindi trova meritatamente, mi sento di dire, la rete del vantaggio dopo che era costantemente nella metà campo difensiva della Feralpi Salò che ora naturalmente proverà il tutto per tutto per pareggiare questo incontro che si è messo male per i Leoni del Garda. Pinardi, ottima la finta su Buzzegoli, il lancio verso Zerbo, prova con un paio di finte a disorientare l'avversario, ancora Zerbo la mette in mezzo, non ci poteva però arrivare Braccaletti. Gonzalez ha provato in contropiede a servire Corazza, pallone poi arriva a Branduani che rilancia a lungo verso Fabris, poi arriva di gran carriera Braccaletti, un paio di finte, circondato Braccaletti, se ne va, prova a metterla in mezzo, chiuso un paio di volte in rimessa laterale da parte di Vigari che è stato bravissimo in questo caso a chiudere la traiettoria del cross da parte di Braccaletti, rimessa laterale proprio in favore di Braccaletti, contrastato, prova il numero e subisce fallo, in questo caso fallo fischiato a Foglio. Vediamo cosa deciderà Martinelli, si avvicina al numero 4, decide solo per calcio di punizione Daniele Martinelli dopo che ha ammonito Ranellucci, invece non se la sente di ammonire il nuovo arrivato in casa Novara, Valerio Foglio. Però punizione pericolosissima per la Feralpi Salò che ricordiamo nella scorsa partita casalinga ha sbloccato il match contro il Bassano proprio grazie a un calcio di punizione battuto da Pinardi e il colpo di testa di Ranellucci. Vediamo cosa sapranno fare in questo caso i padroni di casa.
Binardi sul secondo palo, ha provato Tantardini di testa, poi esce Tozzo che subisce però fallo. Gesto di conforto da parte di Braccaletti che era andato a saltare. Rivediamo il colpo di testa di Tantardini, poi Broli e Braccaletti contro Tozzo che ha la peggio e subisce fallo. E può rinviare dunque il portiere classe 92, ex Portogruaro, dopo 8 partite consecutive con almeno una rete subita in trasferta. Nell'ultima trasferta contro l'Arezzo non ha subito reti, però ne ha subite addirittura 5 nelle ultime due partite casalinghe del Novara, che non hanno portato molti punti in casa piemontese. Ora che l'azione da parte di Zerbo, che serve Broli tutto solo, c'è subito il pareggio della Ferrol Pisano, è uscito a vuoto Tozzo, ne ha approfittato Zerbo che ha servito Broli, primo gol stagionale, anzi secondo per Mattia Broli, che pareggia il conto per la Ferrol Pisano. Fulmine a ciel sereno, ha segnato al 36esimo Mattia Broli con un'azione orchestrata da Zerbo che serve Broli, che a porta sguarnita segna il suo secondo gol stagionale dopo la rete Real Vicenza e pareggia i conti. Il cuore della Ferrol Pisano al nome di Mattia Broli, pareggio dunque del numero 11, classe 1994. Un'azione da oratorio, lasciatemi il termine, da parte della Ferrol Pisano con il lancio lunghissimo verso Zerbo, ma Tozzo in questo caso non è stato bravo nell'uscita, ha lasciato che Zerbo potesse servire la corrente Broli, che a porta sguarnita di controbalzo ha siglato il gol dell'1-1. Dunque Novara che subisce la sua sesta rete in tre partite, sicuramente qualcosa da rivedere per mister Toscano in difesa, perché fino a quel momento la Ferrol Pisano non era riuscita a farsi pericolosa nell'area avversaria, e invece è bastato un lancio lungo verso Zerbo e ha servito Broli per pareggiare i conti. E ora quindi tutto da rifare per la formazione ospite, con il contrasto da parte di Belfasti che lo vince e subisce fallo. Ora naturalmente l'inerzia della partita è cambiata, il pubblico dell'Ino Turina di Salò è tutto dalla parte dei Leoni del Garda, che hanno trovato il pareggio. Rivediamo il fallo da parte di Garufo nei confronti di Belfasti che cade a terra. Ora ancora su quella fascia destra prova a farsi vedere Braccaletti, poi arriva a supporto Fabris, come sempre prova ad andarsene Fabris, la mette in mezzo, calcio d'angolo, come possono cambiare le partite. Ora i Leoni del Garda spingono costantemente su quella fascia destra, hanno trovato proprio lì la rete dell'uno pari con Broli, e Cittadino che si incarica della battuta del calcio d'angolo, primo della partita per i padroni di casa. Pallone verso Ranellucci che ha provato di testa a impensierire Tozzo, che non è stato irreprensibile sicuramente nell'occasione del gol del vantaggio, del pareggio da parte della Ferrol Pisano. Quindi molte colpe per il portiere delle giovanili della Sampdoria, sicuramente non è uscito nel migliore dei modi, ha lasciato la porta sguarnita, e soprattutto questa sua uscita ha cambiato completamente l'inerzia dell'incontro, perché se prima la Ferrol Pisano stava subendo l'iniziativa del Novara, in questo caso invece sembra proprio rinvigorita dopo aver trovato il gol del pareggio al 36esimo minuto. Foglio per Gonzales, Buzzegoli, Pesce prova ad accentrarsi, ancora Simone Pesce, allarga il gioco, è ottima la finta da parte dell'autore del gol, ovvero Mattia Broli, che si prende gli applausi dell'Ino Turina, lui che aveva trovato proprio il gol nella prima partita di questo girone A contro il Real Vicenza nella sua insolita posizione di
terzo in attacco sulla fascia mancina e ritorna al gol un girone dopo praticamente contro il Novara, sempre in quella posizione che sembra calzargli a pennello. Sarà difficile toglierlo ora che è diventato titolare su quella fascia per Mister Scienza. Provato Corazza a liberarsi del pallone, però c'è Tantardini in copertura, lancio lungo però è sballato, non ci può arrivare Bracaletti. 41esimo minuto, frizzante questo primo tempo, ora sul punteggio di 1-1 fra Feralpi Salò e Novara, ora che Buzzegoli è in possesso di palla. Torna da Vigari che scambia con Martinelli, omonimo dell'arbitro. Poi recupera il pallone Belfasti, Cittadino, vediamo se riesce a lanciare lungo per Zerbo, è così, aggancia il pallone ancora Zerbo, si destreggia bene col mancino e apre per Fabris. Ampia la manovra della Feralpi Salò. Bracaletti, lancio per Tantardini, aggancio rischioso da parte di Vigari che però perde subito il pallone per l'attacco di Fabris. Bracaletti, ancora il pallone per Cittadino, prova col mancino, pallone fuori, però si affaccia in avanti dopo il gol del pareggio la Feralpi Salò. Il Novara sembra aver subito il contraccolpo psicologico dopo essere passato in vantaggio con il gol di Pablo Gonzalez, ora rischia di farsi trovare impreparata dalle iniziative su quella fascia di Bracaletti e Fabris, soprattutto da un Gabriele Zerbo che sembra rinvigorito dalla responsabilità di dover guidare l'attacco viste le assenze per squalifica di Romero e per infortunio di Abbruscato e Juan Antonio per la Feralpi Salò. Ora Pesce, vediamo se fa tutto da solo. Pesce prova la conclusione, contrastato da Leonarduzzi, pallone allargato per Fabris, poi Bracaletti, è ottimo in chiusura Vigari, però ha subito fallo e viene ammonito in questo caso il giocatore del Novara, si tratta proprio di Vigari. Quindi al 43esimo ammonito Vigari nelle file del Novara. Ha fermato l'azione di Fabris e dunque Martinelli ha estratto il cartellino per il giovane classe 94 prodotto del vivaio della Roma, già 24 tra l'altro le sue presenze in Serie B con la maglia del Novara l'anno scorso, mentre quest'anno è titolare inamovibile. Siamo arrivati alla 14esima presenza, lancio lungo verso Zerbo, esce Tozzo questa volta in modo opportuno, è cambiata completamente la partita da una decina di minuti a questa parte con l'iniziativa che sembra nelle mani della formazione di casa, dopo che per la prima mezz'ora il Novara era sicuramente padrone del campo. Ora vedremo cosa succederà in quest'ultima parte del primo tempo con lancio lungo verso Foglio, la mette in mezzo Gonzales, contrastato da Ranellucci, ma c'è ancora Garufo che torna all'indietro, la conclusione Branduani coi piedi, Gonzales è in posizione regolare, anzi fuori gioco, ma aveva mandato clamorosamente a lato Pablo Gonzales a due passi da Branduani. Rivediamo il tutto, Garufo all'indietro, la conclusione di Buzzegoli coi piedi Branduani, poi Gonzales ha aperto il piattone e nonostante fosse in posizione di fuorigioco aveva sbagliato uno di quei gol impossibili da sbagliare, ma tant'è, era un'azione a gioco fermo e dunque rimane il punteggio sull'1-1. Rilancio lungo verso Zerbo che però commette fallo nei confronti di Fabio Gavazzi. Allora si riprenderà col pallone gestito da Vigari per Foglio, scambia con Pesce, ancora Foglio dall'altra parte, Martinelli non aggancia il pallone, arriva Garufo a supporto ma c'è Broli ancora a spazzare, pallone arriva a Gonzales contrastato da Pinardi, ancora Gonzales, compagni di squadra in quel famoso Novara di Serie A, poi viene atterrato Gonzales proprio da Pinardi,
lui che è un ex importantissimo, ha fatto le fortune del Novara in Serie A che provava a salvarsi. 24 le presenze nel campionato e nella massima serie con i piemontesi, ora la seconda stagione con la Feralpi Salò. 2 minuti di recupero, ora che il calcio di punizione di Buzzegoli finisce a lato, non può intervenire nessuno dei suoi compagni mentre piove costantemente al Lino Turina di Salò, ma sembra tenere abbastanza bene il campo sulle rive del lago di Garda e soprattutto non ne ha sicuramente risentito lo spettacolo in questa partita, con già 2 gol, 1 per parte, e soprattutto numerose occasioni da rete. Con 2 squadre che si stanno affrontando a viso aperto, ora Braccaletti ha provato il lancio verso Broli, contrastato però, il pallone finisce dalle parti di Pesce, tutto mancino, allarga verso Garufo e si accentra e lascia il pallone verso Vigari, poi ancora Simone Pesce. Pallone poi arriva tra i piedi di Buzzegoli, Martinelli avanza il numero 2, ancora il pallone per Buzzegoli, lancio verso Gonzales, Leonarduzzi fa buona guardia, poi spazza Braccaletti, ma ancora il Novara in possesso di palla e prova a aumentare la pressione ora che mancano 45 secondi alla fine di questo primo tempo. Fino ad ora sicuramente non ha deluso le aspettative questa partita di cartello del girone A fra Novara e Feralpi Salò. Dopo la formazione di casa prova a ripartire con Cittadino che lancia a lungo, però non ci può assolutamente arrivare Zerbo, e si era fatto vedere sul cerchio centrale di centrocampo, invece Cittadino lo voleva servire in profondità. Nulla di fatto dunque per i Leoni del Garda, che ora subiscono l'iniziativa da parte di Martinelli, che però addormenta un po' il gioco, e Martinelli ne approfitta per fischiare la fine di questo primo tempo che si chiude sull'1-1 al Lino Turina di Salò fra Feralpi Salò e Novara. Al 32esimo ha portato in vantaggio gli ospiti Pablo Andres Gonzalez, al 36esimo ha risposto Mattia Broli per l'1-1 di questo primo tempo. Ora vi lascio agli highlights di questo primo tempo bellissimo fra Feralpi Salò e Novara. Noi ci risentiamo fra un quarto d'ora per i secondi, 45 minuti di gioco. Sport.tv e accedi al canale di personale contabile o PC.